terminato il ritiro della nazionale italiana di paratriathlon a Gavi in vista di Parigi 2024. È stato però tutto il territorio dell'Ovadese con i suoi impianti sportivi e le tante aree verdi a essere interessato dalla presenza degli atleti. Lo staff è stato presentato in comune a Gavi fra i preparatori l'Ovadese Fabrizio Tacchino. Un percorso dal ciclismo al triathlon. Sì, quest'anno ho avuto questo incarico dalla FITRI. Diciamo che non è la prima volta che lavoro con loro, avevo già fatto le Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio e con la Federciclismo collaboro sempre, ma ho un impegno più, diciamo, didattico per quanto riguarda il settore studi. Abbiamo anche il CT della Nazionale Paralimpica. Questo raduno, il focus principale riguardava le acque libere, che è una parte fondamentale per quanto riguarda il lavoro, la gara del triathlon. Abbiamo utilizzato infatti delle strutture che ci ha messo a disposizione l'amministrazione comunale e i vari gestori per migliorare l'abilità degli atleti. Per fare degli esempi, abbiamo utilizzato il lago di voltaggio oppure della piscina non nella maniera classica utilizzando delle corsie ma utilizzando delle boe per simulare quello che è il vero e proprio lavoro di la vera situazione gara che riguarda i nostri atleti. Abbiamo utilizzato anche il mare per alcuni lavori in acque libere, abbiamo dei luoghi eccezionali per quanto riguarda l'allenamento di ciclismo oppure per quanto riguarda alcuni tratti di corsa per ovviamente lavorare sulla parte relativa alla corsa stessa. Fabrizio, oltre a questo impegno avrai ad agosto anche un altro impegno con i giovani, mi pare. Sì, la federazione è venuta a fare un sopralluogo qui sulla zona, quindi oltre che la nazionale di paratriathlon verranno anche i giovani della nazionale juniores under 23, per cui avremo per 2 settimane alloggiati a Mornese un gruppo di 40 atleti con i loro tecnici e la seconda settimana altri 20 atleti. Fra gli azzurri convocati Marco Dolfin, Arianna Talamona, Manuel Lama, Francesca Tavantello, Fabrizio Suarato, Giovanni Sciacaluga, Giovanni Achenza, con le guide di Dario Chiti, Davide Martini ed Elena Petterini. Giovanni Achenza, un bilancio della tua carriera. Nel 2013 ho iniziato a fare paratriathlon, da lì in poi nelle varie gare internazionali sono riuscito ad avere la qualifica per Rio de Janeiro 2016, cosa che lì sono andato a vincere una medaglia di bronzo. E da lì in poi abbiamo continuato sempre nell'onda delle gare internazionali per far sì che fossimo di nuovo in pista a Tokyo 2020. E di conseguenza anche lì sono andato a vincere una bella medaglia di bronzo. Ora siamo qua perché dobbiamo lavorare sodo per riottenere la qualifica per Parigi 2024. In effetti stiamo già iniziando, il prossimo anno a giugno inizieranno le qualifiche appunto con le gare internazionali, Coppe del Mondo, mondiali ed europee.